Vi parliamo delle valli da pesca, è il futuro della nostra alimentazione legata al pesce, perché voi sapete che c'è una pesca indiscriminata in mare, ci sono molti problemi. Le valli da pesca non sono un'invenzione moderna, sono un'invenzione antica, la usavano già gli antichi romani, i veneziani l'hanno poi con la laguna, l'hanno fatto diventare, diciamo oggi in termini moderni, una piccola e fiorente industria. Oggi c'è un ritorno, in particolare noi nella zona di Marano abbiamo una valle da pesca che si chiama Valle del Lovo, di cui sono proprietari Gianluca e Vincenzo Zanutta, che è di ben 1500, dove producono 1500 quintali di pesce. Ci sono molti vantaggi nella valle da pesca. Intanto sono alimentate dall'acqua di entrata e di uscita del mare attraverso la laguna, quindi è acqua marina. Poi c'è una bassissima densità di pesce per metro cubo, pensate che c'è, ogni pesce ha 2 metri cubi di acqua a disposizione, i canali, cioè queste grandissime vasche sono naturali, quindi ci sono tutto il plancton e poi tutti i molluschi che possono mangiare, quindi i branzini, le orate e quanto si pesca nelle valli sono veramente di altissimo valore nutritivo e salutare, perché le acque vengono controllate. In più i fratelli Zanutta hanno creato una cooperativa con le altre valli per avere una massa critica tali da arrivare a consegnare il pesce alla ristorazione e a chi le compra fresco di giornata, quindi il pesce viene pescato e viene subito consegnato, quindi un vantaggio veramente enorme. Quindi non abbiate timore di scegliere pesce di valle, perché è un pesce di grande qualità. Diamo una interpretazione culinaria ovviamente di questo pesce fatta dal ristorante da Nando, ve lo leggiamo perché è un piatto tra l'altro estivo, perché prevede gli agrumi. Branzino crudo, Valle del Lovo, marinato agli agrumi e timo. Ingredienti: arance, limoni, sciroppo di zucchero, branzino fresco, timo, olio extravergine. Come si fa? Spremere gli agrumi e creare un succo con 2 parti di limone e 1 di arancio. Aggiungere un po' di sciroppo di zucchero a piacere. Sfilettare il branzino, tagliare la carne trasversalmente in fettine molto sottili, adagiare il tutto in una pirofila, salare e annegare con il succo di agrumi precedentemente preparato. Lasciare marinare per circa un'ora. Il piatto si prepara, sgocciolare il branzino e disporlo al centro del piatto, servire dopo averlo condito con un filo di extravergine, del succo d'arancio e delle foglioline di timo fresco. Noi ci berremo un Sauvignon delle Grave. Buon appetito!